Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Blu. Io sono sempre GlacialSphere ed oggi su Pokémon Blu andremo ad esplorare Zafferanopoli, a battere e a completare la Sylph SPA e se riusciremo anche a battere la capopalestra di Zafferanopoli, ovvero Sabrina, con i suoi Pokémon di tipo psico. Vi faccio vedere nel frattempo la mia squadra. Non è cambiata dall'episodio precedente. Abbiamo Alakazam a livello 38, Jolteon a livello 38, Pidgeot al 36, Blastoise al 36, Clefable al 36. E per adesso ancora un posto vagante che è occupato da Bellsprout perché ha taglio, ma che dovremo riempire al più presto perché ci avviciniamo comunque a oltre la metà di gioco. E avere la squadra completa non sarebbe male. Detto ciò, quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, di iscrivervi al canale e di condividere questo video con i vostri amici. Bene, iniziamo ad esplorare Zafferanopoli. Salve! Sarebbe fantastico se arrivassero i Super 4 e annientassero Team Rocket. Attenzione! Il ritmo di crescita dei Pokémon varia da specie a specie, questo lo sappiamo. Sylph SPA è molto famosa, così Team Rocket voleva impadronirsene. E infatti Team Rocket ha occupato la Sylph SPA. Nel frattempo vediamo un po' cosa possiamo fare qui. Salve. Con il controllo della Sylph sfrutteremo i Pokémon di tutto il mondo. Attenzione. Tra l'altro, qual è esattamente il loro piano? Dopo aver occupato la Sylph? Casa del signor Psyche. Lui ci darà Psychico, che inseriremo immediatamente ad un Pokémon. Alt, non dire una parola, volevi questo? Esattamente, volevo l'MT29 Psychico. Allora, andiamo a vedere a chi possiamo insegnarla. Se la potessimo insegnare a Clefable non sarebbe male in realtà. Vediamo, eh. Clefable la può imparare. Alakazam la sa già, quindi non gliela insegneremo. Ma Clefable gliela insegno molto volentieri. Vai. Al posto di Kanto, che non serve a niente. Allora, vai. Al posto di Kanto, via. Ora abbiamo Clefable con Polaraggio, Psichico e Tripletta. Non è niente male. Niente male davvero. Ok, quindi prima fila di Zafferanopoli di case fatta. Quindi proseguiamo qua su, seconda fila. Vediamo cosa c'è qui. La Sylph. Ronf, ronf. Sta schiacciando un pisolino. Incredibile. Questa è la Sylph, ok, ci andremo alla fine, la Sylph. Essere malvagio mi fa sentire così vivo. Grazie, reclutare il Team Rocket per non dire mai niente di interessante. Consigli utili, no? La nuova Mega Ball offre maggiori possibilità di cattura. Provala sui Pokémon difficili da catturare. Grazie. Invece qui cosa c'è scritto? Il nuovo prodotto della Sylph. Lancio sul mercato da stabilirsi. Cosa è il nuovo prodotto della Sylph? La Master Ball? Oppure la Mega Ball? Zafferanopoli è occupata da Team Rocket e infatti non ci fa entrare in questa casa. Non ho mai capito perché non ci facciano entrare nelle case. Che vuoi? Sparisci. Ma che vuoi tu? Ma scusami. Andiamo qua su. Zafferanopoli, dorata terra del commercio. Attenzione. Il capo vuole conquistare questa città. L'ho capito, guarda. Allora, non c'è il dojo? O forse il dojo è di qua. Questo è il dojo, sì. Dojo Karate. Beh, direi di provare a batterlo, no? Abbiamo Pidgeot. E direi di usare lui. No, non statistiche. Non mi interessavano le sue statistiche. Volevo ordinarlo. Ecco fatto. E andremo con volo. Ehi! Stai varcando il nostro dojo karate. Attenzione, Cobra Kai is possible. Tra l'altro, ragazzi, a proposito di Cobra Kai, se non l'avete ancora vista, datemi una possibilità perché è una serie davvero molto molto carina. Niente che vi cambierà la vita, però ve la guarderete tutta ad un soffio. E ve la godrete proprio. Andiamo a diventare niente anche se dura due turni. Perfetto, lui fallisce col mio sguardo. E addio, Machop. Ah, non muore? Ok, mi sa che Pidgeot è un po' una sola come Pokémon. Dovrei insegnargli perlomeno altre mosse. Andiamo di sdoppiatore. Prendiamo un po' di contraccolpo, ma va bene comunque. Mankey. Teniamo Pidgeot. E usiamo volo. Vediamo quanto fa invece al volo. Ecco che scompare. Ok, volo, vediamo se riusciamo a shottarlo. Brutto colpo, quindi non sappiamo se effettivamente l'avremmo shottato oppure no. Primeape, usiamo ancora volo. Per me lui non lo shottiamo, tra l'altro ha uno sprite anche abbastanza carino. È tutto speracchiato. Volo, vediamo quanto rifacciamo, metà vita almeno. Ma niente male, super efficace e colpito molto bene,
Mi sa che Mentaliente è proprio una sola, cioè abbiamo fatto male ad insegnarglielo. Non so se ci sono ricordamosse in questo gioco. Mi dicono che sei in gamba, allora dimostralo. Perché se non ci fosse un ricordamosse, purtroppo abbiamo tirato via Attacco d'ala, che è una buona mossa di tipo volante, per mettere Ventagliente, che boh. Vediamo quanto ne facciamo ora con Volo a questo matchup. Perché se lo uccidiamo vuol dire che Volo fa pure più danno di Ventagliente. E non è proprio il massimo, eh. Ok, attacco X su matchup. Vediamo. Fa pure più danno di Ventagliente. Mannaggia me. Ventagliente è una sola. Ragazzi, non insegnate le vostre Pokémon. Oddio, ma guardate gli occhi. A parte che sta tipo facendo una posa da bodybuilder. Stranissimo. Guardate gli occhi, sono sparelatissimi. Ah, di poco non l'abbiamo ucciso, peccato. Colpo basso non dovrebbe farci nulla. Ok. Quasi nulla in realtà. Andiamo con sdoppiatore poi. Ecco fatto. Il secondo allenatore è stato battuto. Pidgeot a livello 37, ottimo. Niente, Pidgeot lo useremo solo per volo praticamente. Ti darai un punto, va bene. Allora, non mi spaventa proprio niente. Mi alleno spaccando rocce. Va bene. Va bene. Cintura nera vuole lottare. E manda in campo Primeape. Andiamo di volo. In teoria con volo dovremmo shottarlo. Vediamo, eh. Beh, è di livello molto alto però, eh. Attenzione, shottato con volo. Minchia, beh, distruttivo volo. Ahi, che male. Ah, Prime fa comunque una difesa molto bassa, c'è da dirlo, eh. Oh, togliti le scarpe. Ah, gli abbiamo pure mancato di rispetto andando sul tatami con le scarpe. Incredibile. Allora, Mankey. Ovviamente volo. Ecco fatto. Attacco X, va bene. Cioè, ma questi qui davvero usano questi strumenti? Ma non si vergognano? Via. Tirato giù Mankey. Ecco perché fanno così cagare a combattere. Usano attacco X, cioè voglio dire. Pidgeot vola in alto. E un altro Mankey se ne va. Poi, vediamo un po'. Primeape, altro volo. Tra l'altro questo è al 31, quindi pure 5 livelli indietro rispetto a quello che abbiamo già shottato prima con volo. Se Pidgeot non fallisce, questa è un'altra vittoria. Perfetto. E non è salito a livello 38, purtroppo. Mi arrendo! Bravo, fai bene. Grrr, sono il maestro di karate, sono il capo qui. Vuoi sfidarci? Non avremo pietà. Fuah! Va bene, però stai calmo, per favore. Stai calmo, che è un bambino quello che hai davanti a te, va bene? È un cacchio di bambino. Eccolo Hitmonlee, bello lo sprite, con il piedazzo lì davanti. Attacco X, va bene. Vediamo se riusciamo a shottarlo con un volo. Dubito, sinceramente, però vediamo. Oh, invece sì, incredibile. Ottimo. Pidgeot al 38. E Hitmonchan. Ok, più bello è lo sprite di Hitmonlee, direi. Hitmonchan, meh. Vediamo, controlliamo quanto facciamo con volo. Quasi shottato. Fuoco pugno, va bene. Non dovrebbe farci troppo male. Ottimo, e andiamo per il sdoppiatore. Via così. Niente, ha abbassato un solo Pokémon per tirar giù tutto il dojo. Wow, mi ha battuto. Ebbene sì, ho perso, ma ti supplico di pre non prendere il nostro emblema come trofeo. In cambio ti darò un Pokémon forte e valoroso. Scegli quello che preferisci. Potremmo quasi quasi mettere uno di questi nella nostra squadra, no? Cioè un bel Hitmonchan non sarebbe male da avere. Abbiamo un attacco di tipo lotta, poi insegniamo Fuoco Pugno, Tuono Pugno e Gelo Pugno. Non sarebbe niente male. Dai, prendiamo Hitmonchan. Ok, non voglio Hitmonlee, Pokémon Tiracalci. Vuoi Hitmonlee? No. Prendiamoci Hitmonchan. Ok, per adesso otteniamo Hitmonchan comunque. Non lo mettiamo in squadra. Ok, viene inviato al box perlomeno. Non dobbiamo andare a toglierci uno spazio in squadra per averlo.
Ok, capo molestra di Zafferanopoli, Sabrina. Maestro dei Pokémon tipo psico. La vedremo tra un po', Sabrina. Non è ancora il momento. Salve. Ai, guarda dove stai andando. È incazzato. Al Pokémon Market, vediamo cosa vendono qui. Il revitalizzante è caro, ma ricarica Pokémon esausti. Grazie, lo sappiamo già. Per tenere lontani i Pokémon deboli, il repellente Max dura di più del super repellente. Ah, qui troviamo finalmente il repellente Max, quindi. Iperpozione del repellente Max. E la cura totale, ok, ottimo. Allora facciamo così, guardate. Prendiamoci 10 cura totali. Sì. Poi repellente max 10 e Mega Ball 10. Poi vendiamo l'antidoto 4, tutti praticamente. L'antiparalisi, 3. Il super repellente, anzi il super repellente lo tengo, tanto lo useremo comunque. La sveglia. Poi basta. Ok, abbiamo praticamente tolto tre spazi dallo Zanno e li abbiamo riempiti con tre spazi molto più utili. Cura totale, Mega Ball e repellente max. Di qua, consigli utili. Cura totale cura tutti i mali come il sonno e le scottature. Costa un po', ma di più conviene. Ok, conviene di più sarebbe, non di più conviene. Qui siamo di nuovo davanti alla Sylph, sì. A questo punto diamo un'occhiata all'entrata qui a est, per vedere se c'è qualcuno qui sopra. No, volevo vedere qui sopra. Ok, non c'è nessun piano superiore. Quindi qua si può tranquillamente uscire. E a questo punto direi di andare al centro Pokémon, fare una capatina proprio al centro Pokémon. Magari mettiamoci la bici, no? Che dite? Possono andare così lenti come delle lumache ogni volta. Vai, bicicletta. Vai, tac. E ecco fatto. Centro Pokémon. Diamo una curata veloce ai nostri Pokémon, ovvero Pidgeotto e basta, essenzialmente. E andiamo poi direttamente alla Sylph. Iniziamo a tirare giù la Sylph con ogni nostro mezzo possibile e immaginabile. Mettendo davanti magari un Pokémon che deve fare qualche livello come Clefable. Ora anche psichico, quindi diventa distruttivo Clefable. Ok, non mi rimetto la bicicletta perché è più il tempo che ci perdo a metterla piuttosto che la velocità che guadagno arrivando qui. Entriamo. Eccoci nella Sylph. Con la loro fontana gigante lì. Non c'è nessuno alla reception. Vediamo un po', eh. Quello è l'ascensore. Sembra esserci nessuno qui. Nell'ascensore non possiamo andarci in teoria, giusto? Cioè non funziona comunque. Ah, funziona? Ma ero già al piano terra, perché mi fa l'animazione? Funziona. Ok, io mi ricordavo che bisognasse prendere le chiavi per l'apriporta, vediamo se è la stessa cosa, eh. Intanto iniziamo a battere le reclute del Team Rocket. Ehi, Mosca, cosa ci fai qua? Non so perché tu mi chiami Mosca, ma dettagli. Golbat. È bello psichico, qui non glielo toglie nessuno, eh. Vai, psichichino e via. L'animazione è anche abbastanza lunga. Shottato e addio. Poi chi ha? Zubat, sì, cambiamo Pokémon contro Zubat, mandiamo un Jolteon che può usare Tuono Shock molto facilmente per non sprecare più che altro i PP di altre mosse più interessanti. Quindi Tuono Shock su di Zubat e via. Poi chi mandi? Un altro Zubat, perfetto, lasciamo Jolteon con Tuono Shock che va benissimo. Via così. Certo, la prima recluta del Team Rocket che si incontra che ha 5 Pokémon, madonna ragazzi, che palle. Allora, mandiamo Clefable contro Raticate invece. E facciamolo usare ancora Psichico. In teoria dovrebbe, anzi tripletta, dovrebbe fargli parecchio male. Attacco rapido, ci fa parecchio male anche lui per via del brutto colpo però. Normalmente ci avrebbe fatto molto di meno. E la tripletta, brutto colpo, gli rispondiamo, ottimo. E andiamo a shottarlo. Un altro Zubat, bene. Io rimando Jolteon.
Qua bisogna fare un po' di gestione, se non vogliamo ogni volta tornare a curarci Pokémon. Più che altro per i PP delle mosse che possono esaurirsi molto velocemente. Qui dentro ci saranno un sacco di reclute del Team Rocket. Ok, abbiamo battuto la recluta del Team Rocket. Ho fallito. È fallito, sì. Allora, per fortuna non ci sono Pokémon selvatici qui dentro. Però sono un sacco di allenatori. Qui è off limit. Aria, Pidocchio. Pidocchio addirittura. Non Pinocchio, Pidocchio. Ok, lui ha tre Pokémon. Magnemite. Ricordiamo non essere di tipo acciaio. Quindi si becca una tripletta in faccia e dovrebbe fa forse morire in teoria. Fargli parecchio male però. Sempre, se non muore si prende comunque un bel po' di danno. Infatti è morto. Poi un Voltorb. Continuiamo con Clefable. E tiriamogli un'altra tripletta nel muso. Attenzione, più veloce di Clefable. Voltorb. Niente male, niente male. Addio. Ed infine Magneton. Continuiamo con Clefable. Ok, c'è la terza parte di Magneton che manco ci guarda. Andiamo di psichico, vediamo quanto danno gli facciamo. E poi in caso finiamolo con una tripletta. Non nemmeno tanto, eh. Non paralizzarmi, per favore. Grazie. Andiamo di tripletta allora. Perché Magneton immagino che abbia molta difesa speciale comunque. E poca difesa, ottimo. Clefable al 37, bene così. Però sei forte, grazie. Allora, qui dentro abbiamo uno strumento, no, abbiamo uno dei primi teletrasporti. Anzi, il primo teletrasporto. Andiamo a battere anche questo allenatore, però. Andiamo con metodo, altrimenti ci perdiamo. Ehi, i bambini non possono entrare. In un piano arriviamo e facciamo tutti gli allenatori che troviamo in quel piano. Poi usiamo i teletrasporti. Cubone, attenzione, bolla raggio. Allora, facciamolo salire di almeno due livelli, Clefable. Quindi facciamolo salire anche al 38. Anzi, facciamola salire al 38, ho scelto che sia una femmina, quindi. A parte contro Zubat che mandiamo Jolteon con un bel tuono shock. Vai, tuono shock e addio. Bene così. Abbiamo battuto questa inutilissima recluta del Team Rocket. È dura, è dura la vita. Allora, vediamo cosa c'è da questa parte. È tutto chiuso, quindi nada. Andiamo di qui sotto, niente, non ci sono strumenti, non c'è nulla. Quindi attiviamo questa pedana e vediamo dove ci porta. Un allenatore, perfetto. Ci stai dando una mole di problemi. Una mole di problemi. Non so quanti di voi sappiano co a cosa equivalga davvero una mole in chimica. Però non viene sicuramente usata come l'ha usata sto tizio. Andiamo di psichico contro Grimer. Super efficace, addio. Poi chi mandi? E Electrode. Lasciamo la nostra Clefable. E andiamo di tripletta. A Sonic Boom, così. Niente male, eh. Danno davvero niente male. Considerando che siamo 6 livelli sopra. Anzi, 8 livelli sopra, scusatemi. Andiamo di un'altra tripletta, anche se avrei potuto usare bolla raggio effettivamente e risparmiare un PP di tripletta. Qua l'ho gestita un po' male. Però dai, manca solo un livellino Clefable, poi lo lasceremo abbastanza nelle retrovie. Cosa? Ho perso? Sì, è perso. Ok, qui possiamo andare ancora più giù e iniziare a battere gli allenatori di questo piano. Sono uno dei quattro fratelli Rocket, ecco, iniziamo a incontrare quelli dei fratelli Rocket qua. Andiamo chiamando lui Weezing. Ho uno psichico pronto per te, guarda. Prontissimo. E scommetto che tu, primo dei quattro fratelli Rocket, mi farai anche salire di livello Clefable. Cosa, non è morto, davvero? Beh, andiamo di bolla raggio. Cioè, ha resistito uno psichico. Certo, non è stab, non ha l'attacco speciale di Alakazam, però insomma. Ottimo, Clefable al 38. Lasciamo ancora Clefable e andiamo di psichico di nuovo. Se riusciamo a fargli fare anche il 39 sarebbe ottimo. Via così.
e Koffing, lasciamo Clefable. E andiamo di Bollaraggio. Due Bollaraggio, dai, vediamo. Uno non penso che lo shotti, infatti. Facciamone due, non c'è problema. Tanto per il danno che mi ha fatto con azione. Perfetto. E il primo è andato. Che botta, fratelli miei. Eh sì, che botta davvero. Allora, vediamo un po' se qui dentro c'è un allenatore. No, ci sono dei letti. Posso usarli per curarmi? Nope. Forse posso entrarci? No, nemmeno. Proseguiamo, quindi. Proseguiamo e andiamo a battere quest'altro allenatore. Non potrei andare oltre. E invece ci andrò. E anche molto facilmente. Vai, Rocket vuole lottare, manda Raticate. Noi con Clefable dovremmo avere vita facile grazie a tripletta. Dovremmo shottarlo. Buono. Buono, buono, buono. Poi, uno Zubat. Jolteon, sono tutti i tuoi gli Zubat. Tutti i tuoi. E per fortuna che hai imparato tu uno shock, perché è davvero utile in queste situazioni. Essendo che molte mosse che abbiamo hanno pochi PP, avere una mossa come tuono shock su Jolteon, che comunque fa abbastanza danno, non è per niente male. Sì, ricambia un Pokémon e mandiamo Clefable. Vorrei farlo arrivare, non vi nascondo, al 40 in teoria, in realtà, Cioè, finché non esaurisce i PP delle mosse, io continuo a farlo combattere Clefable, anzi a farla combattere. Voglio tirarlo un po' su di livello. Rattata, sì, cambia un Pokémon. Anzi, lasciamo lei, usiamo Bollaraggio. Può darsi che la shotti in realtà con Bollaraggio, eh. Infatti, buono. Altri punti esperienza su Clefable, che va al 39. Dai. Niente male, niente male. Poca grinta, sì, da parte tua. Ok, qui abbiamo fatto tutto, quindi direi di riprendere la piattaforma. E questo piano l'abbiamo completato, tra l'altro. Abbiamo già completato due piani, eh. Almeno per quello che possiamo fare per ora. Senza l'apriporte. Ed ora possiamo andare su. Di qua abbiamo già esplorato, vero? Non c'è nulla. Ah no, c'è una pedana. Prendiamola. Prendiamo la pedana. Per vedere dove ci porta. Altro piano? È sempre lo stesso. Sì, è sempre lo stesso. Perfetto. Abbiamo già due pedane inutili praticamente nel primo piano che abbiamo trovato. Andiamo su allora, secondo piano. Abbiamo subito una pedana qui, ma andiamo prima a battere gli allenatori. Abbiamo uno strumento e un'altra pedana. Ok. Esploriamo con calma questa zona che non ci corre dietro nessuno e ecco gli allenatori. Non devi scocciare più, chiaro? Tra l'altro questa zona, me la ricordo, è il punto dove si deve andare per arrivare alla fine della torre. Per arrivare al punto finale. Però ci serve l'apriporta. Allora, tripletta su Raticate. Vediamo se shottiamo anche il 20, quello al 28. Perfetto. Fortissima tripletta. Ipno? Ok. Lasciamo Clefable. E usiamo tripletta di nuovo. Ce ne restano solo due. Qua mi sa che dovremmo usare tripletta e poi un bollaraggio. Sì. Anche se non so se un bollaraggio basterà, sinceramente. Proviamoci. E infatti no. Avevo intuito bene. Dai, un altro bollaraggio e via. Sempre meglio di aver usato una tripletta comunque. Raticate, infatti la tripletta servirà qui. Contro quest'altro Raticate. Vai. Non penso salirà al 40, sinceramente, dopo questa battaglia, anche se ha preso un bel po' di esperienza. Attenzione! Abbiamo preso un roll basso, mi sa, e non siamo riusciti a tirar giù Raticate con una tripletta. Andremo di bollaraggio. Ok, infatti non è salito il livello. Mi arrendo! Continuiamo a tenerlo avanti perché comunque abbiamo psichico e bollaraggio. Lavoro per la Silph SPA. Cosa devo fare? Ok, questo non è un allenatore. Qui abbiamo un'altra pedana, scendiamo. Vediamo se ci sono allenatori qui sotto. No, un'altra pedana. Al secondo piano per adesso abbiamo 5 pedane. Alla faccia, dai, iniziamo a usarle. Prendiamo questa.
Ok, questa in realtà ci riporta qui, quindi è una pedana scama. Abbiamo due pedane che sono state già eliminate dalla nostra lista di pedane da provare. Questa invece dove ci porta? Ah, strumentino. MT-09, vediamo cos'è. Anche se ho la sensazione che l'abbiamo già avuta tra le mani, la MT-09. Vediamo, riduttore. Allora, riduttore in realtà non sarebbe male da insegnare tipo a Blastoise. O anche a Pidgeot, però Pidgeot ha già sdoppiatore che è tipo la versione migliorata. Per adesso teniamolo lì, riduttore. Poi vediamo. Ok, qua non si esce. Quindi altra pedana fatta. Ne mancano le due superiori. Mancano le due sopra di pedane. Andiamo a farle. Facciamo prima questa a sinistra. Vediamo dove ci porta. A questo piano si studia la tecnologia delle Pokéball. Ok, nuovo piano questo. Peccato che non ci dica ogni volta che arriviamo da qualche parte a che piano siamo, quindi non abbiamo modo di saperlo. Ok, contro Magneton useremo Psichico, anche se non farà molto danno. Avrei usato tripletta che l'avrei shottato, ma purtroppo non ce l'ho più. Azione, va bene. Altro Psichico. E via, brutto colpo, ecco, quando non serve a nulla. Poi Koffing, lasciamo in campo Clefable, usiamo Psichico. Che lo shottiamo. E dopo questo allenatore sono fiducioso che arrivi a 40, comunque in questo allenatore. E infatti, tac, 40, preciso. Perfetto, abbiamo 85 di speciali comunque, che non è male, eh. Non è affatto male. E le altre statistiche sono ben equilibrate. Weezing, lasciamo Clefable. E usiamo l'ultimo psichico rimasto. Così prenderà ancora un po' di esperienza. Ottimo. Ed infine chi manda Magnemite? Lasciamo Clefable. Finiamo questa battaglia con lei. Usiamo Volraggio, l'ultima mossa rimasta. Mi sa che ne serviranno due. Sì, normale. Tono Shock non ci farà nulla. Fatte. E Bollaraggio. Addio Magnemite. Ok, a questo punto è giunto il momento di cambiare Pokémon. Primo Pokémon nella squadra. Vai, mandiamo Blastoise. Ora tocca a lui prendere un po' di livelli. Lo seguiamo da questa parte, vediamo chi c'è. Ah, si dice che ci sia un bambino da queste parti. Mi sa, ragazzi, che abbiamo già trovato il punto in cui bisogna andare per prendere l'apriporta. E mi sa che lo prendo subito così ci mettiamo a fare tutti i piani tranquillamente senza usare le pedane. Allora, contro Arbok userò Morso. Infatti Blastoise non ha molto attacco, ma giustamente, cioè non è un attaccante Blastoise. No, ci paralizza. Infame. Dai, che infame la paralisi. Ecco, si prende pure un Morso in più. Via, morto. Ok, questo va solo Arbok. Boom, sì, boom. Infame che mi ha paralizzato a Blastoise. Devo usare subito una cura totale. Vai. Qui, se noi usiamo questa pedana, poi la usiamo di nuovo. Intanto, già che ci siamo, battiamo questo allenatore. I tuoi Pokémon hanno dei punti deboli, li vedo. Ma cos'è? Lo scouter di Dragon Ball che riveli i punti deboli, riveli il livello di combattimento, eccetera. Tant'è Voltorb, intanto, che vorrei tirarti giù con un bel gelo raggio. Vediamo quanto danno li facciamo. Non male. Ok, non male. Mi aspettavo un po' di più, sinceramente, ma non male. Andiamo di pistolacqua ora. Poi, chi usi? Koffing. Lasciamo Blastoise, anche se ha la difesa droppata di 2. E andiamo di gelo raggio. Vediamo quanto danno facciamo a Koffing invece. Continua a dire non male. Cioè, sarebbe interessante avere un po' di più, ma non è male comunque. Visto l'acqua. Stab fa parecchio danno. Via. E poi Magneton. Ecco, magari contro Magneton è meglio cambiare Pokémon. Non andiamo a rischiare troppo e mandiamo Alakazam oppure Jolton. Mandiamo Alakazam.
Alakazam, psichico, vado direttamente di psichico, non uso psicoraggio, perché lo voglio shottare. Addio Magneton, brutto colpo addirittura, mi spiace. Mi spiace per te Magneton. Ok, abbiamo battuto lo scienziato, che dice mi hai abbattuto. Sì, ti ho abbattuto. Vediamo se qui dietro c'è qualcosa, magari uno strumentino. No, si va direttamente fuori dal piano. Quindi noi se andiamo a riprendere invece quella piattaforma, perché mi ricordo lo schema che infatti noi dobbiamo riprendere la piattaforma per andare poi qui sotto e trovare l'apri porta, per l'appunto. Ora possiamo andare al primo piano e farci con calma tutta la Sylph Spa. Battiamo lui. Porta un po' di rispetto a Team Rocket. Va bene, lo porterò. Dopo avervi disintegrati, porterò rispetto sulle vostre tombe. Allora, Ipno. Ipno potrebbe farci male perché noi non abbiamo molto attacco speciale, eh. Molto, molto difesa speciale in realtà. Inibitore, cosa ci toglie? Gelo raggio, va bene, non avevo comunque intenzione di usarlo, piuttosto avrei usato pistolacqua. Brutto colpo, non facciamo danno, raga. Ai Pokémon con altra difesa speciale, ma Blastoise non fa danno. Sarebbe utile magari insegnare il riduttore. Ok, Blastoise al 37, buono. Poi in realtà sarebbe interessante anche insegnare il Surf una volta ottenuto, perché pistolacqua inizia ad essere una mossa un po' debole da usare a livello 40, non trovate? Qua devo per forza far così. E poi di nuovo così. Ecco fatto. E si inizia a riandare giù. Andiamo direttamente al primo piano. Usiamo l'ascensore. Vai, primo piano. Animazione orribile. E poi da qui, usando l'apri porta. Spero che non debba essere usata ogni volta andando nello zaino, ma che appaia un prompt. Per aprire le porte, usando l'apri porta, distruggiamo tutto quello che troviamo in questo piano qui. Tipo qui, no? Ok, sì, perfetto. Non devi andare nello zaino ogni volta. Tu però non ti avevo battuto, ok? Aiuto, sono un dipendente della Sylph Spa. Non credo, sinceramente. Dato che avrai dei Pokémon infami, non credo tu sia un dipendente, appunto, con Grimer. Ok, andiamo di pistolacqua. Ecco, Blastoise in realtà sarebbe interessante insegnare terremoto comunque. Pistolacqua fuori uso, grazie mille, guarda. Sarebbe comunque interessante insegnare terremoto perché attacco fisico non ce l'ha basso, anzi. Non è per niente male l'attacco fisico di Blastoise. E un bel terremoto su tutti questi Pokémon qui sarebbe l'ideale. Brutto colpo. Ole, finalmente un brutto colpo che serve a qualcosa. Ah, mi ha avvelenato pure. Grazie, grazie Weezing. Blastoise si sta prendendo le botte che non stanno né in cielo né in terra comunque. Si sta prendendo una marea di botte da qualsiasi Pokémon che esce. Allora, si cambia un Pokémon che è avvelenato con True Koffing, mandiamo Jolteon. E con un bel fulmine lo tira giù. Ecco fatto, via. Weezing, continuiamo con Jolteon. Vediamo se riusciamo a tirare giù con un fulmine. E stab. Jolteon ha tantissimo attacco speciale. Vediamo. Perfetto, brutto colpo però. Quindi non sappiamo se l'avremmo tirato giù comunque, oppure no. Come sapevi che ero un Rocket? Mi hai sfidato tu, caro tipo, eh. Usiamo un'altra cura totale. Vai. Su Blastoise. E proseguiamo. Allora, qui abbiamo fatto tutto. Quindi non mi metto più a prendere le pedane. Sblocco tutto con l'apri porta e completo tutto il piano direttamente. Tu chi sei? Aiuto! No, fermati! Non stai con Team Rocket? Pensavo. Scusa, ecco, prendi. Allora, MT36 cosa fa? Vediamo un po' cosa ci dà l'MT36. Autodistruzione. Ma vai a cagare, no? Questa appena a posto la deposito. Mossa più inutile non esiste, esplosione e autodistruzione. Allora, rompono solo le balle da quando sono state create.
Andiamo al secondo piano. Primo piano completato completamente. Andiamo al secondo piano. Questo è in realtà la parte che ci porterà alla fine della Sylph SPA, quindi sblocco la prima, sblocco la seconda per prendere quello strumento. Dammi. Iperpozione, va bene. Sfidiamo questo allenatore. Sto dalla parte del Team Rocket, più che da quella della Sylph SPA. Attenzione, questo è un dipendente che ha cambiato parte. Ha cambiato fazione, è il traditore. Ecco, diciamo che Blastoise non è proprio indicato per questa zona, però, eh. Ma andiamo alla Kazam. Ci sono tantissimi Pokémon elettro. Schermo luce, attenzione. È immune agli attacchi speciali. Ma va a cagare. E io che cosa ti uso, scusami? Psicoraggio. Vediamo quanto danno ti faccio pur con lo tuo schermo luce. Probabilmente con uno psichico ti sciotto, pur avendo messo psicoluce. Schermo luce, volevo dire. Infatti, brutto colpo, addio. Electrode infame. Weezing. Lasciamo alla Kazam e usiamo psicoraggio. Vai. E addio, Weezing. Alla Kazam sale a livello 39. Sì, ma infatti Jolteon e alla Kazam saranno dei Pokémon che saliranno di livello automaticamente. Mi ha sconfitto, cioè non ci sarà quasi mai bisogno di dire ok, adesso alleno Alakazam oppure ok, adesso alleno Jolteon. Qui siamo arrivati alla fine della Sylph. Quindi andiamo prima di tutto a fare gli altri piani in realtà prima. Però vi ho mostrato direttamente qual è la fine se volete prenderla. Andate a prendere la priporta in quel piano lì dove c'è quello schema che vi ho fatto vedere, li teletrasporti e poi tranquillamente andate al secondo piano e arriverete alla fine. Salve. Dai, parla. Si segnala un'intrusione. Ma sei da solo in questo piano? Cioè, ti hanno lasciato da solo? Ok, Ekans. Ekans Blastoise lo può gestire abbastanza facilmente. Andiamo di pistolacqua. Almeno metà vita dovrebbe fargliela. Infatti, dai, buono. Ok, Blastoise d'altronde è così, cioè non ha degli attacchi particolarmente potenti, però tanca bene. Zubat, sì, anzi no, 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 lasciamo Blastoise. Geodoraggio, via. Easy, prende un po' di punti esperienza anche contro di Zubat. Sarebbe meglio Golbat in realtà. Cubone, va bene, Cubone è perfetto per Blastoise invece. Pistolacqua, lo one-shotta e addio. Perfetto. Piano piano Blastoise arriverà anche lui a livello 40. Chi sei? Sapessi. Allora, proseguiamo da questa parte. In questo terzo piano, vediamo cosa c'è. Un altro allenatore. Team Rocket si è impadronito della Sylph SPA. Sì, l'ho visto. L'ho visto. Comunque, vedendo il tempo, mi sa che non riusciremo a battere Sabrina in questa parte. Lo faremo nella prossima. In questa completeremo la Sylph. Andiamo di pistolacqua. Comunque, abbiamo fatto sia l'esplorazione di Zafferanopoli che il dojo e la Sylph. Quindi, niente male in questa parte. Mentre la palestra la faremo nella prossima. E la abbinerò dopo la palestra alla pista ciclabile. Così completeremo praticamente quasi tutta la regione di Kanto. Allora, Drowsy, lasciamo il nostro Blastoise. Peccato che Morse non sia di tipo buio, altrimenti avremmo shottato qui. Però comunque è la mossa migliore che possiamo fare in questo momento, quindi andiamo ancora con Morse. E intanto comunque Blastoise a livello 38 ci è arrivato. Grrr, sì, grrr. Allora, possiamo aprire questa zona. E prendere un botto di strumenti qui. Cura totale, ottimo. Poi, revitalizzante max, bene. E una fune di fuga. Qui dietro non c'è nulla, vero? Ah, c'è un tizio che non penso sia un allenatore. Shh, non vedi che mi sto nascondendo, appunto. Sì, era quello che si nascondeva. E questo terzo piano mi sa che l'abbiamo fatto tutto. Manca qualcosa qui dentro. Manca qualcosa qui dentro, sì. Vai, salve. I miei Pokémon sono i miei fedeli guerrieri. Va bene.
Electrode è appunto un altro Pokémon che contro Blastoise non è proprio il massimo. Ma andiamo alla Kazam. Autodistruzione. Azz, questo mi fa male però. È fisica. E infatti mi ha tolto metà vita dalla Kazam. Niente male. Ah, avevo solo questo Pokémon. Cioè questo aveva un Pokémon e di primo turno ha fatto autodistruzione. Non è che ho messo i tuoi Pokémon KO, cioè sono i tuoi Pokémon che hanno scelto, cioè sei tu che hai ordinato i tuoi Pokémon di andare KO usando autodistruzione. Ok, terzo piano fatto, proseguiamo. Tutti abbiamo già completato. Ok, al quarto piano l'apri porte. È una relazione sui Pokémon. Quattro tipi di Pokémon si trasformano solo se scambiati via cavo. Via cavo, mi raccomando. È una relazione sui Pokémon. Confermate più di 160 tecniche di attacco Pokémon. Ok. Possiamo leggerlo da qui? No, non possiamo. Una relazione su Pokémon. Porygon, il primo Pokémon virtuale, è stato creato nel laboratorio Pokémon. Attenzione. Ehi, cosa ci fai qui? Cosa ci fa un bambino qui? Mi sa che questa linea di dialogo l'avevano già usata per i Rocket. Giocoliere, vuole lottare, davvero? Ah, attenzione. Forse con un morso riusciamo a tirarlo giù, Kadabra. Vediamo, eh. Non ha difesa quel Pokémon, in teoria. Infatti. Infatti, tiriamolo giù. Poi, chiusi, Mr. Mime. Continuiamo con Blastoise. Prima volta che vediamo Mr. Mime. Anche lui è grassissimo. Ok, ovviamente ha più difesa. Si aumenta la difesa, attenzione. E quindi andiamo di pistolacqua. Non penso che lo shotteremo. E infatti è rimasto con un HP, infame di un Mr. Mime. Quindi continuiamo con pistolacqua. Ecco fatto, via. Oh no, che disdetta, ma poi perché dovrebbe esserci un giocoliere qui? Questo non me lo spiego. Ok, la apriporta ha funzionato, entriamo qui dentro. Team Rocket è in subbuglio per la presenza di un intruso. Sei tu? Sì, sono io, non mi dai nulla, non mi ricompensi, niente. Allora, andiamo da questa parte. A te ti ho già sfidato, sì. Ora posso però prendere questo strumento. Tac. Proteina, ottimo. Aumenta l'attacco. E aspetta di ritenerlo perché vediamo se il nostro prossimo Pokémon potrebbe effettivamente essere Hitmonchan. A quel punto lo darei a lui. Qui dietro c'è qualcosa? Nope. Nessuno strumento interessante da prendere. Cioè, nessuno strumento e basta. Quindi, proseguiamo, altro piano. Stiamo comunque andando abbastanza spediti, eh. Una volta presa l'apriporta, si va abbastanza spediti. Vai, altro piano. Qua mi sa che ce ne sono un bel po' di allenatori. Sono uno dei quattro fratelli Rocket. Ne abbiamo già trovati due? O questo è il secondo? Sembra sia il secondo. Machop. Blastoise, ok, dovrebbe cavarsela abbastanza bene, andiamo di pistolacqua. Oh, addirittura brutto colpo, dai, buono. E poi chi mandi Machoke? A questo punto cambiamo Pokémon e mandiamo Pidgeot. Meglio di così. E andiamo di volo. Lui usa colpo karate e fallisce, ovviamente. E volo lo shottiamo? Perfetto. Pidgeot si prende altri po' di punti esperienza. Bruciato. No, non t'ho bruciato. Capisco perché mai dicono cose a caso. Mamma mia, aiutatemi. Anzi, mamma mia, aiutami. Ma guarda che razza di codardo. Ma poverino. Devono aver preso di mira la Silph per i nostri prodotti Pokémon. Guarda, può darsi, eh. Avere la Master Ball per catturare Mewtwo non sarebbe proprio una cosa stupida da parte del Team Rocket. Sono arrivati i Rocket e hanno preso possesso dell'edificio. Team Rocket cerca di conquistare il mondo con i Pokémon. Grazie, tizia, che hai detto una roba ovvia. Osi tradire Team Rocket? Ma perché tradire? Ma io non sono mai stato parte del Team Rocket. Quindi perché tradire? Ok, Zubat, andiamo di Geloraggio. Vai, prendiamoci questi punti esperienza gratis.
Poi, altro Zubat, altro gelo raggio, non è un problema. Vai. Bre bre bre. Il rumore di gelo raggio. E Blastoise sale a livello 39, ottimo. Dai che arriva a 40 pure tu. Golbat, altro gelo raggio. Vado quanto è brutto quello sprite, ragazzi, però. Guarda quanto è brutto. Perfetto, shottato. Tu, sporco traditore. Ma intanto piano con le parole. E ti ripeto che non sono mai stato dalla vostra parte, quindi non posso essere un traditore. Ok, di qua non c'è nulla. Diamo un'occhiata all'altra metà del piano. Manca poco per arrivare al 40 Blastoise, eh? Allora, di qua si può passare, però affrontiamo prima questo allenatore. Quel maledetto presidente non avrebbe dovuto mandarmi alla succursale Tixi. Attenzione, qui abbiamo del rancore verso il presidente. È lui che magari ha fatto penetrare il Team Rocket. Mi ricorda il personaggio. Il personaggio che ruba le ambre in Jurassic Park. Allora, morso su Voltorb, dai. È l'unica cosa che possiamo fare. Poi sostituiamo Blastoise. Se manda altri Pokémon di tipo elettro. Ah no, Koffing. Ok, lasciamo Blastoise allora. E andiamo di morso. Dai, però. Brutto colpo, tra l'altro, è stato. Quindi non è riuscito a ucciderlo nemmeno con brutto colpo. Andiamo di pistolacqua. Ok, altra esperienza per Blastoise. Magneton, ecco sì. A questo punto cambiamo Pokémon e mandiamo Alakazam. E shottiamolo con Psichico. Proprio tiramolo giù immediatamente. Via. Perfetto. Magnemite, lasciamo Alakazam. Usiamo Psicoraggio. Ottimo così. Ed infine Koffing. Sì, rimandiamo in campo Blastoise. E andiamo di morso, sperando che faccia un altro brutto colpo e che questa volta lo shotti. Non lo shotta, peccato. Vai, altro morso. Perfetto, abbiamo ottenuto anche questo scienziato. Sono morto! No, non sei morto, i tuoi Pokémon sono morti. È una cosa molto diversa. Ok, tac, PS su, che daremo subito al nostro Blastoise. Anche per liberarci uno spazio nello zaino. E questa invece è una precisione X che venderemo. Venderemo immediatamente. Ah, qua ci siamo già stati, sì. E abbiamo completato anche questo piano. Proseguiamo. Salve. Sono uno dei quattro fratelli Rocket. Ok, questo è sicuramente il terzo. Forse ce ne manca solo uno dei quattro fratelli Rocket. Ah, Cubone, ottimo. Ottimo per il nostro Blastoise. Vai, pistolacqua. E addio Cubone. Poi chi hai? Un altro Cubone. Guarda, fantastico. Il mio allenatore preferito, sei in questa Silph SpA. Due Cubone. Tra l'altro è pure a livello 29, quindi anche a livello altino. Ottimi. Fratelli. Ho perso. Spiace. Spiace per i fratelli. Tanto andiamo qui dentro e fottiamoci questo strumento. MT-03. Questa mi sembra che l'abbiamo già avuta in qualche modo. Vediamo qual è. Danza spada non è male in realtà. Però non è male dal punto di vista di competitivo, diciamo. Nell'avventura principale, vabbè. Bambino intruso? Devi essere tu. Ah, è vero, tra l'altro noi tecnicamente siamo dei bambini, cioè dei bambini stanno sgominando i piani di un'intera organizzazione mafiosa. Ah, bello Sensory, era da un po' che non lo incontravamo. Altro Pokémon ottimo per essere shottato con pistolacqua. Cioè, un bambino sta sgominando i piani di un'intera organizzazione mafiosa, praticamente. E loro sono ancora sconcertati da ciò. Perfetto, Blastoise al livello 40. Facciamoli prendere esperienza anche di Sandslash. Pistolacqua e addio. Non so se lo shottiamo in realtà Sandslash con pistolacqua. Infatti rimane con un HP.
Oh, ogni volta che dico che non so se lo shottiamo, alla fine non lo shottiamo mai, eh. Visto l'acqua. Ottimo. Ottimo così. Bene, ho perso. Ma bene per me, non per te. Allora, a questo punto possiamo mettere davanti Jolteon oppure Pidgeot. Io metterei davanti Pidgeot. Per riprendere un po' di punti esperienza a lui ora. Andiamo da questa parte, altro allenatore? Sì. Oh, sento puzza di ratto, addirittura. Cioè, ci sfottono così, sento puzza di ratto. Ah, perché ce l'ha lui, ok, no, ok, allora va bene. È perché ce l'hai tu i ratti. Andiamo di volo. Iperzanna, non ci colpisce, mi spiace. Attacco rapido nemmeno. E hai buttato via pure questo turno, Raticate. Sei un genio, guarda. Vabbè, sei morto, quindi non avresti potuto comunque fare nulla. Arbok, lasciamo Pidgeot. E andiamo di volo di nuovo. Viene uno Spina, fortunatamente non ci ha colpiti. Qua non penso lo shottiamo, infatti. Ah, Volgibotta, attenzione, inizia con sta merda di Volgibotta. Vai, ancora. Ok, sdoppiatore. E addio, Arbok. Ottimo sdoppiatore per finire i Pokémon, che tanto non prende nemmeno danno da contrapolpo. Ok, Koffing. Andiamo di volo. Azione, va bene. Volo. Ah, non muore Koffing, eh. Attenzione. Molta difesa nel signor Koffing. E Pidgeot al 39, ottimo. E infine Golbat. Sì, cambia un Pokémon e mandiamo Blastoise. Che prende un po' di punti esperienza gratuiti grazie al geloraggio. Vai, georaggio. E addio Golbat. Perfetto. Fuori uso. Sì, fuori uso, assolutamente. Andiamo qui sotto. Tu sei un'allenatrice? No. Ehi, è pericoloso qui, sei venuto a salvarmi? Non puoi. Come non posso salvarti? Team Rocket stava cercando la Master Ball che cattura qualsiasi Pokémon, appunto. Cerca la Master Ball ovviamente per catturare Mewtwo. Sarebbe tremendo se Team Rocket si prendesse la Silver Spia o i nostri Pokémon. Eh già, sarebbe tremendo. Per fortuna c'è un bambino che vi salva. Ora scendiamo da questa parte, vediamo se ci sono delle altre zone da aprire con l'apriporta. O degli altri allenatori. Degli altri allenatori. Eccoli qui. Ehi tu, mi hai scambiato per un dipendente della Silph? No. Eri appostati dietro ad una pianta, quindi no. Ok, Electrode. Pidgeot non è proprio il più adatto. Vediamo con sdoppiatore quanto danno gli facciamo, però. Niente male. Niente male davvero. Un altro sdoppiatore e via. Stridio, va bene. Ok. Poi, Mach. Contro Mach direi di cambiare. Anzi no, teniamoci Pidgeot. E siamo volo. Non lo shotteremo ovviamente. Non lo shottiamo mai nella vita. Però possiamo poi usargli un altro volo, semplicemente. E fargli prendere un po' di punti esperienza. Perfetto. Dai, che arriva anche lui al 40 tra poco. Distrutto! Eh sì, distrutto. Strumentino qui. Ah, non ho più spazio nella borsa. Ok, è giunto il momento di usare qualcosa. È giunto il momento di usare. Di usare. Allora, facciamo così. Questa la buttiamo. Tanto ricaveremo tipo 350 pochi dollari. Cioè, chi se ne frega. Ok, calcio. Questo invece lo uso immediatamente. Da usare subito. Aumenta le statistiche speciali. E indovinate su chi lo uso. Né su Jolteon, né su Alakazam, ma su Clefable. Anzi, no, no, scherzo. Allora, usiamolo su Alakazam. Ok. Quindi abbiamo ancora uno spazio nella borsa. Potrebbe arrivare il momento, in realtà, di tornare al centro Pokémon con un bel taglio, depositare la roba inutile e poi proseguire. Qui abbiamo fatto tutto.
Sì. Non si può andare più su di così, o sbaglio? Questo è il rivale. Era l'ultima zona, quella lì. Quindi non si può andare ad arrivare lì per il momento. Andiamo ancora più su. Tu, a te ti ho già sfidato, sì. Qui ci eravamo già stati in questo piano, quando esploravamo per la prima volta. Infatti questi allenatori sono già stati battuti. Qui non c'è niente da prendere. Per ora abbiamo l'apriporta per aprire magari una zona qui dietro. Vediamo, esattamente qui. Vai. Possiamo entrare. Salve. Chissà se per la Sylph è finita. Non è finita, vai tranquillo. Però qui non c'è nulla. Qui non c'è davvero nulla. Ok. Quindi anche questo piano in realtà l'avevamo già fatto tutto prima. E l'abbiamo confermato. Possiamo salire di nuovo. Ah, vediamo un po' chi c'è qui. Un altro scienziato che abbiamo già battuto. Sfruttare punti deboli. Ah sì, questo era quello dei punti deboli, l'abbiamo già battuto. Apriamo la porta qui, che non serve assolutamente a nulla. Apriamo anche questa allora. Niente, una stanza vuota, l'hanno chiusa per non si sa bene quale motivo. Sarà una sala riunioni magari. Ah, allenatore. Sono uno dei quattro fratelli Rocket. È l'ultimo questo, li abbiamo trovati tutti e quattro. Vediamo chi manda lui, Golbat. Ok, noi useremo volo. Volo fa davvero un bordello di male. Io appena ne avrò la possibilità farò dimenticare Ventagliente a Pidgeot. Azz, stordiraggio. Allora, se usi sdoppiatore bene, poi ti sostituisco. Niente, è così confuso a colpirsi da solo. Srivio, questo fa male. Dai, non colpirti da solo. Vabbè, ma sei stupido però, eh. E infatti, avendo diminuito la difesa, si è disintegrato da solo. Ok, sdoppiatore, vediamo se si suicida. Non penso, appunto. Buono. Drowsy, sì, cambia un Pokémon a questo punto e mandiamo Jolteon. Contro Drowsy. Vai, fulmine. Serve la potenza di fulmine. Tuono Shock non basterebbe a shottarlo, lui. Poi Hypno, il nuovo Jolteon. Vai, fulmine. E infatti vedete, non basta shottare Hypno. Però, vai, altro fulmine. Sì, non uso Tuono Shock, non me la rischio. Andiamo ancora di fulmine. Jolteon a livello 39, ottimo. Fratelli, ho perso. Mi spiace per i tuoi fratelli, guarda. Via. Ok, possiamo passare qui dentro. Qui c'è. Ah, eccola, qui c'è la tipa che ci cura. Sembri stanco, dovresti farti un pisolino. Ottimo, quindi non dobbiamo andare nel centro Pokémon. Cioè, dovremmo andarci in realtà per depositare la roba. Perché non abbiamo più spazio nella borsa. E tecnicamente dovremmo prendere la Master Ball, vi ricordo. Quello occuperà uno spazio nella borsa. I tuoi Pokémon ti adorano. Grazie. Tra l'altro, pensandoci bene, la Master Ball per chi la potrei utilizzare? Probabilmente per Mewtwo per catturarlo immediatamente senza problemi. Oppure no, oppure potrei comunque provare a fare una battaglia vera e propria contro Mewtwo. Anche per il video, per far uscire un bel video, non che arrivo lì Master Ball preso. Non sarebbe proprio bellissimo da vedere. Non so, scrivetemi nei commenti per chi dovrei usarla la Master Ball secondo voi. Vai, Libra, e noi ti distruggiamo con volo. Ah, resiste, questo Grimer. Vai, lo sdoppiatore. Addio. E chi mandi Machop? Vabbè, Machop, mi spiace per Machop, ma volo. E addio. Easy boy. Dai, arrivi al livello 40. Bravo. Bravo, Pidgeot. Bleh. Ma bleh cosa? Vabbè. Ok, abbiamo completato anche questo piano. Ah, già che dobbiamo passare di nuovo davanti qui, mi faccio curare di nuovo i Pokémon. Anche se cura solo Pidgeot, tanto ci mette 2 secondi.
Ecco fatto, e si prosegue. Si prosegue, siamo ormai alla fine in teoria, siamo quasi arrivati alla fine della Silph. Altro allenatore, vai. Ora basta con i giochetti. Va bene. Incazzato, mi raccomando. Il signor scienziato. Con Magnemite. Secondo me lo shot con uno sdoppiatore? Vediamo. Sì, buono. Buono, buono, buono. Poi chi mandi? Coughing. Lasciamo Pidgeot. E andiamo di volo. Azione, non mi fa nulla. Volo, vediamo quanto li facciamo. Shottiamo? No, nemmeno per idea proprio. E mi ha avvelenato. Sei stronzo allora, eh. Vai, sdoppiatore. Ecco fatto. Perfetto, non c'è più speranza. Per te sicuramente. Allora, a questo punto direi di mettere davanti Jolteon. Ecco fatto. E vado velocissimamente a curarmi Pokémon di nuovo dalla tipa perché non voglio sprecare una cura totale per togliere un veleno da Pidgeot. E non voglio nemmeno continuare a camminare con questo rumore stupido. Quindi, curella e si torna su. Dai, eh. Ecco, dovremmo essere in teoria vicino alla fine. Non ti dice il numero del piano. Però in teoria dovremmo essere vicini. Benvenuto al nono piano. Ecco, perfetto, nono piano, felice di vederti. Quindi questo è il penultimo. Poi c'è l'ultimo che in realtà dovremmo affrontare. Andando tramite le pedane che vi ho fatto vedere prima al secondo piano. Ecco, ora che avrei dovuto lasciare davanti Pidgeot, invece ho messo Jolteon. Vabbè, usiamo Fulmine e dovremmo shottarlo in teoria. Infatti, brutto colpo, buono. Ah, così, avevi solo lui. Va bene. Sono basito, sciocco basito, attenzione. Ah, qui troviamo un carburante che diamo immediatamente ad un Pokémon. Strumento, diamogli il carburante a. Allora, io lo darei a. Jolteon è già mega veloce, nessuno sarà mai più veloce di Jolteon. Darei dalla Kazama allora. Ok. Poi vediamo un po' che altri strumenti ci sono qui. Caramella rara, va bene. E questo non ho più spazio nello zaino, mannaggia agli strumenti. Mannaggia agli strumenti, vediamo cosa posso fare. Potrei a questo punto usare la proteina, dai. Usiamo la proteina. E diamola a Blastoise. L'unico dei miei Pokémon che attacca fisicamente è Blastoise per ora. Tranne Pidgeotto, che vabbè. Però Blastoise è più orientato sulla difesa. E dare la proteina a Blastoise non servirebbe molto. Diamola a Pidgeotto. Vai. Cosa ho fatto? No! Ho usato la funnella di fuga? Non volevo, io stavo prendendo B e per sbaglio ho preso A, ho premuto A. Però questa cosa in realtà fa gioco perché possiamo depositare un botto di roba nel PC. Vai, deposita. Tanto avrei comunque dovuto farlo. Quindi iniziamo a depositare un po' di roba, eh. Allora. Depositiamo, depositiamo, depositiamo. L'MT-09, vai, sì. No, non voglio depositare la fune di fuga, ma voglio depositare. MT36. Poi l'iperpozione. Vediamo un po' altra roba. MT03. Revitalizzante max, sicuro anche quello, via. Tanto non mi servirebbe nulla per adesso. E la caramella rara. Vai. Perfetto. A questo punto torniamo alla Silph, usiamo l'ascensore per andare direttamente al nono piano, non ci mettiamo a fare su e giù con tutte le scalette, non avrebbe molto senso, e così facendo non taglio nemmeno il video perché ci metto letteralmente 30 secondi a fare tutto. Ora andiamo all'ascensore. Allora. Eccoci qui. Vai, ascensore. Andiamo al nono piano. Ecco fatto. Era letteralmente il penultimo piano, quindi abbiamo quasi finito la Silph. E l'abbiamo quasi finita completandola al 100%, tra l'altro. A te abbiamo già combattuto. Dovevamo andare a prendere lo strumento che c'era qui. Stupido Rocket che ci costringe a fare tutto il giro.
prendere questo strumento che era un'altra MT. Ma a cagare, va. Neanche MT è. 26 potrebbe essere terremoto. Attenzione, eh. Terremoto, sì, attenzione. Attenzione, la può imparare Blastoise. Qua bisogna pensarci bene, eh. Qua bisogna pensarci bene. Scrivetemi nei commenti cosa secondo voi sarebbe meglio fare. Perché Blastoise con terremoto diventerebbe una hit clamorosa. Però c'è ancora un Pokémon vagante nella nostra squadra. Tu non sai nulla? Wow, che paura! Ma che paura cosa? Ok, nono piano completato, manca il decimo. Decimo che se non ricordo male non si può fare nulla, giusto? Cioè si arriva qui, si vede la stanza dentro col presidente. Ma... Ah sì, c'è un... Fermo. Hai un appuntamento con il capo? Sì, c'è una sorta di sergente del Team Rocket qui a difendere il capo. Ratata. Vabbè, finché manda Ratata, ragazze. Cioè, uso tranquillamente Tuono Shock. Contro Ratata, voglio dire, cioè. Neanche manda poi, eh. Ratata di nuovo. Ma tu stai difendendo il tuo capo padrone incredibile mafioso con dei Ratata? Tra l'altro mi fai attacco rapido e mi fai pure brutto colpo, non ti vergogni. Zubat, cioè tu davvero mi stai dicendo che stai difendendo Giovanni con Rattata e Zubat? Va bene. Va bene. Oh, che bisogna farci? Guarda, solo Rattata e Zubat questo. Perlomeno questo ha avuto la decenza di non usare attacco rapido. E poi Ekans. Ah no, ok, Ekans. Va bene. Boh, ragazzi, cioè, io pensavo di trovare tipo il mega sergente incredibile con i Pokémon Uberpower. E invece abbiamo trovato Rattata, Zubat e Ekans. Abbattuto, ma vai a cagare, va. Allora, qui non c'è nulla. Vediamo dall'altra parte. E poi andiamo direttamente alla fine della Sylph. Perché non abbiamo. Ok, non c'è nulla. A questo punto andiamo al secondo piano. Eccoci qui. Non piano terra, mannaggia. Animazione lunghissima, a caso. Ok. Secondo piano, vai. E gli faccio vedere la strada per arrivare alla fine, praticamente. Perché vedete che era tutto bloccato, cioè non potete andare al decimo piano. E poi andare direttamente da Giovanni. Dovete prendere questa strada qui al secondo piano, aprire con l'apriporta, arrivare qui, e da qui si passa. E si affronta questo tipo. No, non si affronta. Lui è quello che ci dà Lapras, giusto? Se avessi iniziato come allenatore, la tua età... Ah, non ci dà Lapras. Ok, no, non è lui allora. Questo allora non è... Ah, no, 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 ho sbagliato. Aspettate, aspettate. Non è questa la pedana. Ricordavo fosse questa, il rosso fuoco. O forse mi sono sbagliato. Allora è questa qui. Sempre al secondo piano. Sì, è questa. Ok. Rosso, cosa ti ha trattenuto, Glacial? Era la prima, non la seconda. Ah, sapevo che ti avrei incontrato aspettandoti qui. Suppongo che Team Rocket ti abbia trattenuto. Non che mi importi. Ti ho visto a Zafferonopoli e volevo vedere se stavi meglio. Infatti prima l'abbiamo visto che era qui fermo ad aspettare come un pirla mentre noi facevamo con calma tutte le lotte. Ecco che anche il suo Pidgeot si è evoluto in Pidgeot. Però noi abbiamo un Jolteon anche con un fulmine praticamente lo secca sul colpo. Ha comunque usato attacco rapido per farci male, sto infame. I livelli si sono livellati rispetto alla battaglia che abbiamo fatto nello scorso episodio a Lavandonia, come vedete. Abbiamo più o meno gli stessi livelli, io e Rosso. Anche perché per l'appunto non sono overlivellato io, cioè è il gioco che alcune zone poi te le fa trovare underlivellate. In base al momento in cui ci vai. Tipo per adesso, no, per adesso la pista ciclabile sarà underlivellata per noi. Ok, tuono onda non dovrebbe essere male da farmi parare in realtà. Da usare anche contro i leggendari. Al posto di turbo sabbia, direi di sì. Perché tanto abbiamo già flash e turbo sabbia di Pidgeot. Growlithe, cambiamo Pokémon e mandiamo il nostro Blastoise. Con Pistolacqua dovrebbe cavarsela. Tra l'altro bellissimo Growlithe, bellissimo Arcanine. Fosse stato su Rosso Fuoco o su Pokémon Rosso, avrei usato Growlithe come ultimo membro della mia squadra.
Boato, non funziona, ok. Poi vediamo chi manda. Alakazam. Lasciamo Blastoise. E andiamo di morso. Ok, lui mi fa psicoraggio, mi farà malissimo. Perché non ho difesa speciale, lui ha un attacco speciale altissimo. Ok, non mi ha fatto così tanto male. Mentre con morso l'ho shottato, buono. Buono, buonissimo. Ed infine Venusaur. Guarda, per Venusaur ho sia Pidgeot che Alakazam per tirartelo giù. E manderò proprio Alakazam. Ok, carino lo sprite, ma preferisco di gran lunga quello di Pokémon Rosso Fuoco Verde Foglia. E te lo uccido con Psichico. Sono più veloce di te. Tu sei un livello sopra di me, ma mi sa che te lo shotto comunque, infatti. Pur essendo un livello sopra. Alakazam sarà il livello 40. Perfetto. Ho tutta la squadra a 40? Haha, così saresti pronto per il Capo Rocket. Esattamente. Bene, Glacial, sto migliorando e avanzando. Controllando il mio Pokédex vedo quali sono i più forti e come si trasformano. Vado alla Lega Pokémon per scalzare i Super 4. Sarò l'allenatore numero 1 al mondo. Glacial, buona fortuna. E non ti affaticare tanto, ci si vede. Ma com'è premuroso il signor Rosso, eh? Premuroso proprio, salve. Ah, ciao, non sei un Rocket, ci hai salvato la vita. Siamo in debito. Ti donerò questo Pokémon per averci salvato. E ci dà Lapras per l'appunto. Non gli diamo soprannome. Va bene, invialo pure al box. E Lapras è molto intelligente. Lo teniamo in laboratorio, ma starà molto meglio con te. Sarà un ottimo allenatore per Lapras. È un buon nuotatore. Potrà traghettarti, infatti ce lo dà anche perché a questo punto del gioco magari uno potrebbe arrivare con dei Pokémon che non sanno usare Surf. Quindi è ottima come cosa. Altro Rocket, vai. Alto là, non lo sai muoverti. Ecco, questo tecnicamente è il sergente che difende Giovanni, quindi vediamo che Pokémon ha. Cubone. Ok. Ecco, noi abbiamo messo Jolteon avanti, che non è proprio il massimo, quindi mandiamo subito Blastoise. Lui usa Ruggito, va bene. Noi invece andiamo di Pistolacqua. Vai. E addio Cubone. Vediamo chi altro ha poi lui. Drowsy. Lasciamo Blastoise. E andiamo di morso. Ok, non fa molto male. Andiamo con. No, Geloraggio gli farà ancora meno. Lasciamo ancora morso. Botto in testa, va bene, non è un problema. Altro morso. Ecco, in questa squadra mi mancano un attacco di tipo lotta e un attacco di tipo terra. Volendo abbiamo terremoto in realtà, da insegnare a qualcuno. Marowak, lasciamo Blastoise. E andiamo di Pistolacqua. Non so se lo shottiamo in realtà però Marowak con Pistolacqua. E invece sì, è buono. Con Surf l'avremmo shottato di sicuro. No, ti prego. Ma no, ti prego cosa? Vabbè. Abbiamo battuto anche lui. Vai, apriamo la preporta, apriamo la porta. Ed ecco Giovanni. Ciao Glacial, eccoti di nuovo. Il presidente e io stiamo valutando un affare molto importante. Non ti mischiare negli affari degli grandi. O patirai le pene dell'inferno. Addirittura. Incazzatissimo, Giovanni. Guardalo lì. E che manda lui Nidorino. Va bene. Va bene, non c'è problema. Useremo un bel fulmine. Tra l'altro anche come livelli siamo lì, eh. Cioè, come livelli siamo praticamente pari. Ah, di poco. Ok, paralizzato. Fai che rimanga paralizzato. No, usa comunque veleno spina. Mi avvelena? No, fortunatamente no. Andiamo di attacco rapido. Addio. Addio, addio Nidorino. È il primo suo Pokémon è andato. Poi, usa Kangaskhan. Lasciamo comunque Jolteon. Stavo pensando a chi potrei mandare dentro, ma lasciamo Jolteon. E andiamo di fulmine. Non dovrebbe avere delle statistiche speciali molto alte Kangaskhan, questo lo sente. Infatti. Poi, Rayorn. Eh sì, contro Rayorn si manda ovviamente Blastoise. Pistolacqua dovrebbe fargli male, ma non so quanto, sinceramente. Non so se è abbastanza da shottarlo. Però sicuramente lo sente. E infatti, minchia, ha shottato. E infine Nidoqueen.
Nido qui in Terra Veleno, cambiamo Pokémon e mandiamo alla Kazam. Bellino lo spread di Nidoqueen, sembra proprio un dinosauro. E contro di lei useremo Psicoraggio. Super efficace, dovrebbe shottarla. Ah, attenzione, resiste. Avrei dovuto usare Psichico per shottarla. Però va bene comunque, dai. Morta, senza colpo ferire. Grr, perso di nuovo. Maledizione, hai mandato a monte i nostri piani per la Silph. Ma Team Rocket non cederà mai. Un giorno Team Rocket avrà tutti i Pokémon. Ricordatelo, devo andare, ma ritornerò. E se ne va, il nostro caro Giovanni, noi andiamo a parlare col presidente. Grazie per aver salvato la Silph. Non dimenticherò mai che ci hai salvato in un momento critico. Devo sdebitarmi in qualche modo. Sono ricco e ti posso dare quello che più desideri. Ecco, questo fa il caso tuo. Ed otteniamo la Master Ball. Perfetto, parliamo ancora con lui. Non si compra da nessuna parte, è il prototipo segreto della Master Ball. Può catturare ogni tipo di Pokémon. Ti raccomando di usarla con prudenza, che poi tecnicamente una volta che loro hanno questo prototipo non potrebbero produrla in serie, ma dettagli. Grazie per averci tratto in salvo, ammiriamo il tuo coraggio, grazie a voi. Qui possiamo leggere magari qualcosa. Lascia accendere il PC. Ah, ok, qui hanno messo il PC giustamente. Per far sì che tu possa prendere la Master Ball depositandole gli strumenti. Ha senso. Ha molto senso. E io quasi quasi la Master Ball ora la depositerei. Per non usarla magari per sbaglio in un momento. In un momento in cui non devo usarla. Quindi prendiamo la Chainsaw. Andiamo al piano terra. Vai. E abbiamo finito quest'altro video lunghissimo. Quest'altro video che viene dopo quello precedente, che durava un'ora e mezza praticamente, lunghissimo, tra l'altro senza tagli, c'è cioè tutto di gameplay alla faccia, oh. E abbiamo liberato Zafferanopoli. Non mi metto a esplorarla ora, non mi metto ad andare nelle case che si sono liberate ora, perché lo faremo nel prossimo episodio, quando andremo anche da Sabrina. Ma detto ciò, andiamo a depositare la Master Ball immediatamente. Non voglio. No, non voglio accedere a. Coso di Bill, ecco Glacia. Non voglio utilizzarla per sbaglio. E in più voglio pensare anche a chi dare terremoto. Quindi la Master Ball per adesso la lascio giù. Mentre terremoto lo tengo. Altri strumenti che abbiamo preso, la apriporta posso lasciarlo giù, non ci serve più. Perfetto. E poi anche il Pokéflauto una volta sconfitto anche l'altro Snorlax oppure catturato, vediamo cosa deciderò di fare. Potrò lasciarlo giù. Bene, detto ciò, questo altro video extra large finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacier Sphere è tutto. Al prossimo video!